0 per il Trapani. Ah, secondo voi la partita certo è difficile, però dovremmo avere più punti, no, perché hanno tirato parecchie volte. Nel secondo rimbalzo i due gol ce le facciamo. Sicuro, sicuro. È stato molto bello, perché c'è stato un tiro di a quadro che è entrata proprio nell'angolino alto destro della porta avversaria. Il Trapani avrebbe meritato qualche soggiorno? Sì, certo, specialmente Cocco. Okay. Cocco. Noi seguiamo il Trapani Calcio, tu lo segui, io pure. Questo primo tempo di questa partita con il Reggio Calabria, come ti è sembrato il Trapani? Vince 1-0, ma il gioco ti è sembrato bello, insomma? Sì, mi è sembrato bello il gioco, però secondo... potevamo fare meglio. Potevamo fare meglio, soprattutto in avanti. Sì, in attacco. Ci sono stati... speriamo che il secondo tempo... Sì, speriamo nel secondo tempo che andiamo meglio. Sicuramente andremo meglio. Sì. Questa partita, hai una previsione di come potrà finire? Secondo te, a sensazione? Ah, potrebbe finire 2-1 per noi. Allora Flavio, secondo te, il secondo tempo come lo prevedi? Come sarà? Secondo te Tofrisi sostituirà qualcuno? Non lo so. Hai un'idea? Sì. Sostituirà Kragl, che l'ho visto abbastanza sudato nella ultima prima frazione, e poi sostituirà anche forse un difensore. Perché sta andando male la difesa secondo me? No, dico, però la stanchezza fa... Ah, certo, per la stanchezza, giusto, lui se lo può permettere avendo una rosa così ampia. Secondo te allora dimmi come finirà questa partita a livello del risultato? Se siamo 1-0 finirà, la trafrazione sarà di 45 minuti circa, quindi più i minuti di recupero, massimo 2 gol. E quindi 3-0? Sì, speriamo, poi potrebbe finire anche 2-0. 2-0 e noi ci accontentiamo. Ma anche di 1-0 volendo. Ok, l'importante allora vincere, forza! Trapani!